Ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio del Torneo di Nascondino. Un episodio speciale perché oggi è il mio compleanno, quindi è speciale ovviamente. Mi raccomando, fatemi gli auguri nei commenti. E niente, vi mostrerò ora la classifica finale dell'ultimo episodio, quindi quella che avete visto alla fine appunto dell'episodio precedente. E vi lascio subito con queste due mappe che come al solito hanno qualcosa di strano, visto che riescono sempre a fottermi in qualche modo. Ma non vi spoilerò nulla, buona visione. Ok ragazzi, prima partita di questa terza giornata. Ragazzi, fate un salutone se volete. Salutate che ci segue. Bella raga. Allora, oggi faremo ambush e backload. Questa è la prima, ragazzi. Io sono qui dove sto sparando. Mi metto qui perché tanto no, così non vi nascondete in questo punto imbarazzante. Perché tanto qualcuno lo dovrebbe sfruttare, lo so già. Avete come sempre sino a 8 minuti e 30 per nascondervi. Secondo me questa mappa offre ottime possibilità. Però è una di quelle mappe secondo me che bisogna un pochettino, in cui bisogna studiarselo bene il nascondiglio, ecco. Perché non è come alta vegetazione dove ti butti in mezzo all'erba e te la, diciamo, puoi sopravvivere. Qua devi giocare proprio di intelligenza e le possibilità ci sono. Quindi, oh, raga, nelle vostre mani, tutto nelle vostre mani. Due, uno, let's go. Devo disattivarmi la mira assistita. Olè. Vediamo se a sto giro Seven riuscirà a stupirci. Sono curioso, ecco, sono curioso di vedere. Allora, andiamo a tappe. Non troviamo prima sta parte qua. D'ora in poi, raga, cercherò di essere più organizzato nelle ricerche, perché mi sono accorto che effettivamente vado un po' troppo a cazzo di cane, quindi molti mi sfuggono per questo. Ok, qua non c'è nessun ottimo. Bene, questa casa l'abbiamo ispezionata quasi a dovere. Qua? Qualcuno qua dietro? Nessuno, ok. Bene. Andiamo avanti. Qua nessuno. Ok, facciamo tutto il perimetro così almeno vado in ordine. Facciamo tutto il perimetro di questa zona qua. Sai che ne ho trovato uno. Bene. Questa zona l'avete trascurata. Cazzo vi siete infilati, ragazzi? Ok. Sembra non esserci nessuno per ora qua. Credo. Siamo qua in questa zona. Forse ora si può salire, che non me lo ricordo se. Che qua. Poca gente. Va bene, non mi soffermo troppo in questi punti qua, vado dritto. Cioè, ancora non ho trovato nessuno, ma di che cazzo stiamo parlando? Scusate, cioè. Passati 4 minuti, no vabbè, però. Giovermito ragazzi, prima che ci lasci. È stato un paio di scale. Bene. Qua nessuno, andiamo avanti. Bene. Ti fumogeni ragazzi. Cazzo, sta mappa è piena di Mr. Fab. Stava per sfuggirmi quest'altro, che non so chi è tra l'altro. Chi è? Antolandi. Mi stava sfuggendo. Questa mappa è piena di anfratti, di punti nascosti. Ok, qua non c'è nessuno, perfetto. Continuiamo il giro panoramico. Allora, qua dentro qualcuno si sarà ficcato per forza, pieno di macerie, minchiate del genere. Punto perfetto, invece no. Restano comunque pochi quelli che ho trovato per ora. Vi è preso per caso un fumogeno, raga? Vi è scivolato il ditino? Qualcuno ha tirato un fumo, mi sa. Per sbaglio. Va bene. Questa zona l'ho ispezionata abbastanza. Spostiamoci un po'. Ma nessuno. Vabbè, è il momento di andare nel canale. Nel canale non c'è nessuno, va bene. Qua sopra è meno. Infiliamoci qua. 4 minuti e 30, ne rimangono 800. Poi rimangono ancora 800 punti da controllare, tra l'altro, quindi
qua. Nessuno. Minchia, raga, ne rimangono tantissimi. Oh, ma dove cazzo vi mettete ogni volta? Ma non è possibile. Non c'è nessuno. Mattias morto. Qualcuno va? Nulla. Cazzo, è possibile? Che c'è? Ce ne siano tutti questi ancora vivi dopo che ho controllato tutta la mappa, cioè è impossibile. Siete per forza in qualche punto dove non so arrivare, non lo so perché. 3 minuti. Lo so. Ma qua dentro non sono ancora andato. Perché ce l'ho fatta. E c'era uno, Gabis. Ok. Bel nascondio, ragazzi, mi devo fare veramente i miei complimenti, questo mi ha... Cioè, vi stavo camminando sopra, capito? Cioè, per dire. Sì, ma gli altri 80? Minchia, ma... Dei cani, proprio. Non si è messo nessuno. Cioè, può essere. Può essere, raga. Clamoroso. Però c'è, mi risulta di esserci passato, di essere passato proprio ovunque. Ho già controllato lo stesso. Sì, c'è per forza un punto del cazzo che non mi ricordo. E ovviamente voi andate a mettervi proprio in quel punto, cioè mi sembra logico, come sempre. Cioè, sono di nuovo al punto di partenza. Boh. Vabbè, raga. Infatti ne sono sopravvissuti, cioè ho perso, non riesco nemmeno a contarli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, ora mi dite dove fottutamente vi eravate nascosti. Minchia. Quindi due erano messi qui, Casti e Mike. Quindi Teoguli sopra il carro armato, l'avevo anche guardato ma non abbastanza bene a quanto pare. E gli altri 4 quindi qua, dove io non sapevo arrivare sino a 2 secondi fa. Esatto. Messi dove? Proprio anche infilati, tra l'altro. Qua, no, vabbè, sì, ragazzi, è illegale. Come si esce a scuotere a sto punto? Ah, ci sono le scale. Ci sono le scale, quindi non è. Io non ci sapevo arrivare, vi giuro. No, non è glitch, ovviamente. E GX, quindi qua in fondo, sdraiato qua. Un bel nascondino, sì. Non ci ho nemmeno fatto caso. Ok, ragazzi, seconda partita dopo la prima mappa fallimentare, dove sono stato fregato altamente proprio perché non sapevo nemmeno dove erano i punti. Infatti, ragazzi, io stavo guardavo i vari punti e. Boh, cioè, mi sembrava assurdo. E di fatto, soltanto due mi hanno fregato. Perché non li ho visti tutti gli altri, proprio non sapevo nemmeno arrivare. Cioè, vabbè, ora cerco di rifarmi qui. Avete come sempre segnato 8 minuti e 30. Dopodiché mi vengo a prendere tutti. Spara solo, che non ho visto. Ho già sparato. Vai, 2 secondi. 1. E partiamo. Vediamo sta mappa come va. Vediamo un po'. Mi era aperta una granata a caso, se ammazzavo qualcuno così ridevo, vi giuro. Bene, 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 un inizio che mi piace. Tutto un po' ambiguo. Va bene. Ok. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Qua nessuno. Qua ci gioco tutto che non c'è nessuno. Cazzo, vedete sempre i punti che non mi aspetto. Shark morto. Gabis morto.
Lavoro GTA morto. Ah, mi piace quando non potete andare nei punti di merda. Qua? Qua non c'è niente. Ma niente. Se va per sono pieni di cosi strani, di angoli. Angolini di merda dove infilarsi. Comunque un bel po' sono già morti, la cosa mi rende felice. Così imparate. Aspetta, spezziamo qua sopra anche perché mai trascurare. Elicottero di supporto in attesa. C'è un limite a tutto. Potete fregarmi un paio di volte con gli spottini nerd, però qualcuno lo conosco anch'io. Leo, Cookie non lo trovi, è impossibile, te lo dico. Bene, bene, bene. Andiamo qua. Dice che non lo trovo, Cookie. No, no, non c'è, cioè ci sei passato da vicino, però non è impossibile perché è troppo nerd arrivarci. Mattias, ci abbandonano, ottimo. Ottimo. Ah, cosa mi faccio quando vi trovo tutti? Vediamo un po'. Una chiatina qui dall'alto dove ho la visione completa di tutto. Cookie non lo trovi, mi dicevano. Cookie non lo trovi, dicevano. No, come hai fatto? Non ti l'ho potevo aspettare. Lontano. Ah, l'ho visto lontano. Ti vedevi. Sinceramente non ci so arrivare là sopra. Non vedo nessuno. Questi balconcini infami fanno paura perché magari ci sapete arrivare in questi posti nerd, io non li conosco. Qua non ci sono entrato. Ma non sono entrato qui. Qua ho guardato, sì. Nessuno. Non so dove cazzo guardare. Solita situazione di panico. Ci ho già guardato. Oh, raga, GG, almeno 2, non 40. Potreste essere ovunque. Boh. Non c'è. Fanculo. Devo trovarvi tutti. Niente, raga, dove eravate? Ditemelo, vi prego. Io dietro una macchina, mi sei passato. Io Anzolati in uno spot merda, veramente banco fertile secondo me. Davvero. Ok, adesso andiamo in privato e me lo fate vedere perché sono curioso. Quindi Antolandi era messo qui. Cazzo, effettivamente il suo vestito è identico alle macerie, voglio dire. Minchia GG. Qua dietro? Eddie era qui? Cazzo, ci sono passato 40 volte a fianco. Allora è un po' amico, Mio Dio. Va bene, quindi abbiamo visto i nascondigli. Cioè, mi hanno detto che Cookie ha appunto accoltellato Giovilmito, che di fatto non c'era in partita, era morto. Io non me ne sono neanche accorto perché lo stavo guardando. Quindi penso sia il minimo levargli i punti di questa partita, anche se non so se ne ha fatto. Però nel caso glieli leviamo. E invece a Giovilmito gli diamo 2 punti di consolazione, perché avrei fatto qualcosa, raga. Io non me ne sono accorto, sinceramente. Lui non è su TeamSpeak, quindi non ha potuto avvisare. O meglio, non l'ho sentito perché non poteva parlare. Ad ogni modo, ragazzi, ci becchiamo alla prossima puntata. Salutate tutti. Ciao. Bella. Bella.